frattura il collo femorale destro. Ritorna in ospedale per un intervento chirurgico di artroprotesi. Tutta l'attenzione dei mezzi di comunicazione è lì, di nuovo, per dire il Papa malato. Visto che hanno chiuso la finestra di San Pietro, allora ci voleva quest'anno diversi specialisti. Mi fanno curare, mi fanno esaminare, sono tanto esaminato come mai nella vita. Esaminato fino in fondo del mio organismo. Non sapevo neanche che esistono tali organi, tali possibilità. Per oltre due mesi c'è stato questo appuntamento quotidiano alle 18 dove si andava regolarmente nel giardino pensile di Paolo VI, quello sopra il Palazzo Apostolico, che è fatto di aiuole ma anche di scalette, ballatoi, quindi grande possibilità di attività motoria, e si andava per riabilitarlo. L'obiettivo che si era posto in questa seconda occasione Santo Padre era quello di tornare sulla sua cattedra il 29 giugno, quindi a due mesi esatti dall'intervento, cosa sicuramente possibile per una protesi d'anca, per cui abbiamo lavorato intensamente fino a quella data. La nostra attività era quella di passeggiare sostanzialmente, sei in una scala, poi fermarci per farlo riposare, quindi tutta quella mezz'ora di tutti i giorni non era una mezz'ora di una visita affrettata, era una mezz'ora anche di colloqui. Non ho mai voluto parlare di questa esperienza e non ho mai voluto parlare perché in fondo mi sembrava poco giusto parlare dei problemi di un paziente che devi curare, quindi e vorrei proprio dare il mio punto di vista proprio come un regalo che credo di dovere a Sua Santità per tutto quello che mi ha dato. Lui era sicuramente un uomo di grande valore, un uomo di grandi capacità, però questa immagine di quello che è capace, perché è capace lui, come sue doti naturali, di bucare il video, di essere presente all'interno di radunate oceaniche, coi giovani. Qualcuno dice, ma in fondo era stato anche un attore, quindi come se non fosse uno capace di simulare o addirittura di prepararsi. Non è un'immagine che trovo giusta. La verità vera, secondo me, è che Giovanni Paolo II, che come tutte le persone, io l'ho conosciuto da malato, hanno le loro ansie, i loro problemi, le loro preoccupazioni. E la verità è che quest'uomo aveva, da mistico qual era, trovava tutte le risorse che poi gli davano queste immagini, queste sicurezze, questo suo modo. Ma lui aveva una capacità di pregare che era vera di un mistico. Io posso testimoniare una cosa che nessuno credo aveva mai detto, che lui aveva, fin dalle prime volte, mi aveva colpito delle callosità sulle ginocchia, callosità legate al lungo soggiorno su un inginocchiatoio, callosità che io tutta la mia vita professionale ho rilevato solo altre due volte a memoria mia, che erano due suore di clausura, cioè gente capace, le sue ginocchia possenti, perché era un uomo di corporatura robusta, di ossa voluminose, e lui ci soggiornava intere notti, interi pomeriggi, pregava, aveva la capacità di trovare in questo suo atteggiamento di preghiera le certezze che non è vero che gli dava comunque sempre Madre Natura come doti personali. Da quel momento il Papa non cammina più bene e dovrà fare per sorreggersi ora il pastorale, ora il bastone che usa anche per giocare. Vi porgo questo augurio. Il 25 dicembre 1995, per trasmettere gli auguri del Papa, sono collegate centinaia di televisioni e radio in tutto il mondo e milioni di telespettatori assistono in diretta a un malore del Papa. Scusate, devo interrompere. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Vedete che anche il Papa ha le sue debolezze. Però cerca di resistere. Ma resistere è sempre più difficile. Da qualche anno il Papa, che ha battuto ogni muro,
deve combattere una durissima battaglia con il suo corpo. All'inizio smentito, il morbo di Parkinson si manifesta inesorabilmente e indebolisce il sorriso, le parole, i movimenti di Giovanni Paolo II. L'altare era coperto in modo virtuale, più che in modo reale. E allora ci siamo trovati durante la messa con questa nevicata che arrivava ad ondate. Poi quando è arrivato il Papa ci siamo trovati di fronte a una grossa difficoltà, perché il Papa ha cominciato, oltre al suo tremore dovuto al Parkinson, si è aggiunta anche il tremore del freddo. Era molto coperto, ma ha cominciato a tremare e a me diceva non ce la faccio più a trattenermi. Allora io gli ho preso la mano e gli sono stato vicino e forse un po' di calore gliel'ho dato, almeno con questo poco conforto è potuto arrivare alla fine della celebrazione. E poi alla fine della messa io ho detto al Papa: guardi, mi dispiace che le condizioni erano così avverse, ma soprattutto che la copertura era così difficile per quello che lei ha sofferto durante la messa. E il Papa mi ha risposto: ma questo è nulla rispetto a quello che soffre questa popolazione e quello che hanno sofferto i cittadini di Sarajevo. Le immagini dei suoi viaggi sono diventate anche le scene della sofferenza di un Papa che ha lottato strenuamente contro gli insulti del tempo e della malattia. Un Papa che non si è arreso nemmeno di fronte alla propria infermità, che ha voluto percorrere fino in fondo la sua via crucis e compiere la sua missione. È il periodo in cui abbiamo trovato tante soluzioni, dalla pedana, prima il bastone, poi la pedana, poi quella specie di ascensore che si tirava sull'altare, poi alla fine non potevo neppure più salire sull'altare. Comunque era un'attenzione continua e fortunatamente anche in questa difficoltà le celebrazioni del Papa si sono potute svolgere con una grande dignità. Lui è stato Papa fino alla fine nelle celebrazioni con la dignità che merita un Papa e il Vescovo di tutta la Chiesa. La mattina alle 7 arrivo in reparto, non avevo seguito il telegiornale e quindi sono arrivata al lavoro che non sapevo la notizia. Mi dicono che devo salire al 10° piano e sono arrivata e ho trovato il Santo Padre. Io ero caposala della rianimazione del Policlinico Gemelli in quel periodo e quindi ero responsabile dell'assistenza infermieristica dei malati della rianimazione. Durante la sua degenza è stato possibile per me conoscere una versione diversa da quella che normalmente si vede in televisione del Santo Padre. Il Santo Padre non era abbattuto, non era desolato. Lui ha voluto informarsi sulla condizione dell'uomo fino all'ultimo. Io ricordo che leggeva molto, moltissimo, anche durante il periodo più critico della sua vita. C'era, ormai posso dire che c'era un rituale. Io tutte le mattine arrivavo e in quei giorni spesso c'è stato il sole. E allora arrivavo sulle serrande, lui generalmente era già sveglio, e dicevo: Santo Padre, oggi c'è il sole. Lui mi sorrideva